in questa recensione. Un dettaglio spaventoso. Una dotazione altrettanto curata. La forma alternativa più bella di tutte. Con le recensioni di Viper Toy sono quelle ficcanti nonostante i pigiamati. Trovi veri robot mascolini come Gundam e Transformers, grandi diecast. Sono le recensioni di Viper. Eccoci. Oh, carissimi amici, è un pezzo questo a cui ci troviamo di fronte. Voilà. Eppure se non una cinesata, un fourth party ultra dichiarato metal deformation della scatola. Faccio vedere la scatola in me come è arrivata, ma vabbè, beh, è arrivata meglio il suo del mio. Queste scatole cinesi ci interessano, il mio destino cinese ha subito di più. E quindi quarte parti del Masterpiece Movie, e devo dirvi, signori, caspita, che guardate che dettaglio, guardate che verniciature, guardate, è fantastico. No, eh? Finalmente mi porta un pezzo come si dice. No, deve... io sui movie investo anche e non costava neanche delle cifre assurde. Ovviamente graziamo ovviamente Show Z che ce l'ha fornito per poterlo recensire. Grazie John. Sì. E a me questo è uno di questi soggetti che mi esaltano. È chiaro, Starscream in forma robotica ha un design che, dovuto anche alla sua trasformazione che vuole essere realista poi in un F-22 spettacolare, già. Non ha mai avuto una forma robotica esaltante. È un po' tosto, sembra un po'. Infatti, tra l'altro, ne subisce in questo caso anche come posabilità. Le braccia e le gambe fuori dal corpo sono molto mobili, sì, ma non muove un cazzo il bacino, non muove un cazzo le spalle, proprio perché è sistemato così. Ok. Quindi, sarà più solido, sarà più solido in versione. Sì, beh, no, questo sicuramente. Però proprio vedete che questa struttura qui non si riesce a farlo ruotare in certi aspetti. A devinchiare, ok. È a dir poco esaltante, gli manca forse... Cioè, guarda qui che dettagli, il violettino lì all'interno dell'orecchio. No, ma infatti... E adesso ve lo giro un attimo. Aspettate che riprendo anche i cavetti. Belli, sì, no, questi sono veramente... Il dettaglio di questi dettagli verniciati è uno dei motivi per cui ho scelto questo poi al posto del... Basta guarda un po'. No, aspetti che c'è una cosa... Non l'abbiamo messo bene, sì. Scusa. No, non è il discorso che l'ho messo bene. Queste sono delle braccia armate, giusto, che si collegano... Sì, sono qui, di solito non è ufficiale che le porti qui, okay, ma è un posto per caso lo volete appunto posare ai peg... Okay. È una cosa che non sopporto, sono i recensori che recensiscono lasciando i tagliandini stupidi, sigilli di qualità, non qualità, cazzate, quello che è. Vabbè, l'abbiamo appena aperto. Anche dietro è molto dettagliato, guarda un po' i reattori qui. Sì, no, assolutamente. Bello, li metto un po' dritti magari, così tutti e due nello stesso, così fa schifo. Ecco, prima metta, ecco. Perdonatelo, amici da casa. Non sa quello che fa. E le due armi sono posizionabili qui. È logico che poi adesso le andiamo anche a togliere perché... Ma sono rimasto stupito dalle verniciature dei tubicini, dei cavetti. No, ha un livello di dettaglio clamoroso. L'unica cosa che si può dire che gli manca per avere una totalità di componenti che non deluga da sotto ogni aspetto... Perché Fiat? Torniamo anche al robot. Sì. Come vedete anche questa parte qui, adesso vedremo, si aggiunge proprio per il famoso, già. Questo chi vede i film sa quanto fa godere che ci siano anche queste pose qui, lei ovviamente non è uno di questi. Ma recupererò, ma così cade. Infatti lo tengo. Okay. Ma più che altro è il discorso che volevo fare è che, mi fa dimenticare, no, cadeva. Ecco, l'unico aspetto, gli può mancare un LED. Ok, per essere, lei mi torna sempre per essere un Uber Alles, gli manca forse quello, ma attualmente credo si tratti, forse gli manca un filino di metallo che non so se è nel Masterpiece ufficiale, non mi ricordo, che ho anche il Masterpiece ufficiale, prima versione è quello che prese a Lucca Comics. Cos'è che comprò Luca? Sì, adesso una volta ne presi uno, non mi ricordo. Io mi ricordo che lei prese qualcosa di simile. No, Comics, quella volta presi il Megatron, non Megatron Starscream. Invece, belli questi scatti così potenti, sì, eh? Sì. Regalano soddisfazione. Invece, cosa stavo dicendo, amministrare sempre
ritengo che comunque sia a livello di dettaglio sì. estetico in generale il miglior Starscream movie mai visto, sì, un anche dimensioni bello. E dettagli tutto più ficcante. È vero. Quando sono così ti fanno veramente godere anche in questa forma. Cioè, guarda anche le lamelle qui interne. Sì, sì, è un dettaglio, la colorazione. Salute. Che non avrei saputo far di meglio. Il muso davanti è molto particolare. Eh beh, quello di Starsky. Sì, 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 comunque guardi bello. Anche il micro dettaglio, non so se si vede, il rosso, c'è un rosso sotto le palpebre. Adesso lo vede, adesso si vede, prima mi era scoccato. Cioè una roba... Sì. Fotonico, sì. Clamoroso. Molto a livello di dettaglio, anche qui, guardi lo spaccato qui interno. Sì, sì. Quando i movie vogliono mostrare pesa tutto... Intanto, sì, intanto che c'è. Non è che pesa sì. tanto. No. Vogliono mostrare tanto dettaglio realistico e si fa così con questo. Sarebbe più comodo posare... Che godo a metterla in difficoltà. No, è che magari quando dovremo trasformare. Ci sta. Peccato che segna 0. No, cosa segna? 544. Vabbè, però. Beh, è grandino, però, adesso... Sì, sì, è tosto. Niente, adesso lo andremo a trasformare. Già, anzi, prima lo mostriamo magari con qualche arma alternativa, sì, sì, piccante. Sì, sì. E poi mettiamole dopo. Tutte e due, scusi. Sono io. Eccoci qua. No, allora, faccio il dettaglio ovviamente delle armi di cui lo abbiamo, adesso io lo giro anche un po', dotato. No, mi giro anch'io. Guardi anche qua il grilletto come sgrilletta. Come sgrilletta. Questo ti arriva una bella rosolia. Questo è potente. Ti fa la barba la mattina. Ma questo mi piace molto, questa specie di... E infatti lei si dota dei camioni, un ottimo spray e poi invece... Pezzi. Vabbè, ma io prendo i leader, il leader massimo. Questo è il leader massimo. Decimo meridio. Questo è il leader massimo di estetica. Poi non l'abbiamo ancora visto in forma aerea. No, infatti. Però qui, diciamo, che mentre la forma aerea è gratificante per quanto riguarda la... il realismo in questa forma qui è gratificante per quanto riguarda il dettaglio, che ovviamente viene fuori tutto potendo lui mostrare molto meglio l'interiore. Comunque rispetto al soggetto originale è uguale o no? Sì. È lui, sì, cioè sì, è fatto benissimo. Sì, adesso sì, copia clamorosamente, copia clamorosamente il masterpiece ufficiale della Hasbro. Ma è fatto così bene? No, non è definito così, abbiamo detto, vero? Beh, si avvicina, forse qualche colorazione in meno. Ah, aspetti che non ho visto un particolare del violetto dietro la testa, bello. Beh. No, però sono tutte chicche, anche quello, mi piace. Sì, no, sì, c'è sì. dappertutto. C'è dappertutto. Il colore, sì, il colore dappertutto. Qui è dettagliato all'inverosimile. Va bene, direi che... è una fourth party, abbiamo detto, scusa. Fourth party, sì. Bravi. Io di questa forma robotica gli darei, visto l'accessorio, il dettaglio, l'accessoriabilità, un 8,5. È uguale, sì. Ma vabbè, 8,5 perché comunque va valutato anche che come robot esteticamente ha i pro e i contro. Beh, comunque 8,5 è un bel voto, scusi, non è mica brutto. Certo. No, dico che mi aspetto comunque voti migliori anche dalla forma alternativa. Dipende quanto abbiamo dato all'altro, che ce l'hanno criticato. Il Chengdu? Quello che si apriva in due. No, l'Optimus, quello che ho preso io, l'Optimus. Ah, sì, no, ma vabbè. E dopo ha criticato il voto. Cosa confronta lei, le capre con i conigli? Come scala è uguale, no, non c'è niente, no. Può darsi. No. Va bene. Scusate. Mi perdo. Si penta. Mi pento. Noi andiamo a mangiare la pizza e trasformarlo. Ciao a tutti. Ciao. Eccolo qua. Allora, amici, Starscream è una, anzi... Personalmente è il modello del Movieverse che probabilmente più mi ficca in assoluto. Perché? Come robot lo sappiamo, può essere criticato, ultracriticato, non raggiunge minimamente le vette degli Optimus, di tanti altri. Giusto? Anche se... Nella versione che l'abbiamo visto prima di questo robot, talmente dettagliato, fatto benino... Che merita. Sì, era strano come forma, rimaneva estremamente strano con quelle gambette, ma... Però è credibile. Quando io, ad esempio, ho portato a casa, l'ho fatto vedere a mio figlio, ma c'era anche mia moglie così, era terrificante. Invece sua moglie è rimasta terrorizzata. No, nel senso, era terrificante la faccia, e comunque faceva molto impatto. Certo, era certo. Lo Starscream incazzato del film. Per quanto strano, è comunque il robot real, il Transformers real che interpreta un F-22. E quando uno interpreta un F-22, che oggigiorno è la massima espressione
dell'aeronautica militare, sottoscritto bello, come fa, bello. E insieme al Chengdu, che abbiamo visto, sì, no? Sì, ecco, era quello. Sì. Questo ovviamente è più grande, che cos'ha? Ovviamente visto da sopra è molto imponente, una bella cabina, ha dimensioni da masterpiece, da grande, sì, quindi. Non è, l'altro è più piccolo, ma ovviamente sconta qua sotto una massa molto più importante. Lo si vede anche da davanti, vedendo che proprio fa un po' più di kibbutz, di zainone, e non nasconde nemmeno dietro, così non è che si realizza troppo avionicamente per simulare, fa qualche cosina ma non troppo, quindi si è comunque fatto quello che è possibile con quel tipo di design. Qui ovviamente, come al solito, però è incredibile come si mette giù si trova in carrelli che sono comunque appena accennati, ovviamente, sì, per farlo ancora più ed è Starscream, non ci sono cazzi, questo è proprio un F-22 fatto, finito, decorato anche piuttosto bene, anche a livello di dettaglio, molto, di verniciature, sì. Come abbiamo visto nel robot non ne parliamo, ma anche come modello fatto così a me non dispiace per niente, anzi. Lei passa tutte le topografie. Per quanto riguarda, è piccantoso. Sì. Ragazzi, scusi, abbiamo pesato questo? No, vuole pesarlo. Ma sì, lo ripesiamo. Ma sì, giusto per mi dia un po' di soddisfazione. Qui c'è un po' di zanna, mi sembra. Qui un pochettino c'è, sicuramente. Qualcosina. Sì. Questo, ovviamente, ricordiamo. 540. Passa abbondantemente il mezzo chilo. E per essere un Transformer, cioè non è che è un ciogocchi. Questo di che marca è? Scusa che mi è scappato. Quarte parti. È un bootleg. Ah, sempre a full party sempre. Sì, ci ricorda che è quell'F12 arrivato in quella scatola smandrappata. È vero, è quello. Quindi potrebbe essere un mezzo Wei Yang, una cosa così, no? Adesso i mezzi Wei Yang li conosce lei. No, per dire, mi sembrava che più o meno come stile si avvicinasse un po'. Magari ha cambiato nome, sono quelle ditte che cambiano ogni 2x3 perché forse pestano qualche cacca, no? Vabbè, qualcosa fanno. Ma che parole dice, asso? Io dico. C'è anche il cannone davanti nel muso? Ah, beh, oh. Vabbè, caspita. Cioè, guardi, questo l'ho scelto perché proprio esce super cazzuto anche come dotazione. Ma cioè. Poi guardi che bella cosa che fanno qui, certo, i missili, certo, bombe, certo, laterali. Certo. Sì, come ha suggerito qualcheduno, questo è lo strumento per fare della nonna per fare i ravioli cappelletti. Capletti. Bene, me lo rende ancora più uno Starscream romagnolo, mi fa ancora più piacere. Vero. Però nonostante questo, comunque sono simpatici i suoi seguaci. Quando fanno queste battute, guarda, quasi mi supera. Quasi la supera, sì, veramente. Quasi. A me piace un casino, è molto bello, sì, molto bello. Allora, veniamo un attimo, aspetta, la trasformazione. Ecco, non gliel'ho chiesto. Perché di solito ricompattarlo in aereo è la parte più dura. Parte più difficile. In realtà, credevo fosse ancora più difficoltoso, proprio perché credevo alla fine cercasse di compattarsi, incastrarsi ancora di più la parte sotto. In realtà, sì, alla fine accetta di arrivare a un certo livello, poi dai un po' qualche scricchio, spingi un po' e si incricchia fino a questo punto qui. Quindi non è messo male, no? Ma a parte questo, sì, ecco, qua sopra ogni tanto bisogna spingere un po' giù perché qualche pannello non si allinea, ok. Sì, bisogna spingere un po' per allinearlo, eccetera. Però tolto questo, direi che la trasformazione anche l'ala qui non è allineata, guarda, questa sì, poi queste sono anche le questioni del cinese, un po' che bisognerebbe riscaldarlo e posizionarlo come lei mi insegna un po'. Il mio metodo infallibile. Sì. La trasformazione serve 7,5, secondo me se la guadagna. Ok. E l'alt mode siamo a un 10/bis. Che cosa? Ma che 10/bis? No, 10 se non avessi lo zainone. Lo so. Questo è un 8,5, lo dai. So. Non di più. Allora. No, anche perché le armi, effettivamente, là il. Come si chiama? La rotella è un po' forzata qui su allora. Questo. Tecnicamente sono tutte opposizioni, come dire, sottoscrivibili. C'è un ma per cui si utilizza, si può, io utilizzerei il 10. Dica. Che? No. Che versione? Cioè, che Transformers altre? Alt Mode, ecco, abbiamo che può superare questo? Appunto. Non ce ne sono? Ma no, non lo so. Chiedo a lei. No, non sono esperto. In generale, tra quelli che conosce,
C'è un Optimus Prime camione che le fa più gola rispetto a questo aereo? Sì. A me sì. A lei le piace più il camione? Sì, il camione. 10, non stiamo a discuterne oltre perché... No, ma scriva, scriva. 10, ancora, già scritto. Ha già scritto, va bene. Quindi, in totale, siamo in un 9. 9 è troppo, dai. 8 e mezzo. A me questi fa sbavare. Sì, devo ho capito, però, allora, lei, io, le, guardi, le passo il voto se lei mi avvicina un po' a queste scanalature e mi ricompone l'ala, non così scalettata. Provi un po'. Guardi. Se ce la fa... Siedi qua che... Ecco. Molli? No! Ma perché devo scaldare? No. No? Ha tempo lei per scaldare? Cioè, è di là, è lì. Sì, sì, ma deve stare qui, ha capito? Ha capito perché certi particolari devono influire un pochettino nella votazione finale. Perché... Sì, ma non è una votazione no, di me. No, perché altrimenti lei un suo fans se lo compra... Ha delle aspettative, se lo monta, se lo smonta, se lo ritrasforma, allora, e dopo rimane deluso. No, fermo. Perché, no, guarda anche qui. Anche qui è diviso, è molto spaccato qui, scusa. Dove? Guarda, qui. Guarda dove riprendo. Questo. Ma perché queste qui, cioè, sono tutte parti che vanno... No, per me è così, perché purtroppo, essendo una forma... Ma guardi che il masterpiece originale sì. fa queste storie qui. Ma non è tanto questo il discorso. Vabbè, lei anche qui, guardi, un tasto... No, ma guardi anche qui. Guarda anche qui, che spaccatura. Dove? Qui, la Z qui. Questa qui. Ah, questo qui. Sì, anche quella è un po'. Ma lei ha toccato un tasto ecco. Corretto. Cioè, non dobbiamo ricreare delle false aspettative in chi ci guarda. Perché noi non è che non abbiamo sottolineato che qui ci può essere questo disallineamento, qualche difficoltà nel compattare tutto, un keyball sotto che ovviamente è quello che non nasconde oltre certi livelli. L'abbiamo detto tutto. Fatto questa tara qui, si dice anche che l'alternative mode di questo, più belli di questi, non ce n'è. Cioè, se uno mi viene a dire, sicuro, non è vero, è sicuro. Non è vero, okay, perché okay. Io sono come asso okay. E ritengo okay. Che un camione sia più ficcante di un F22, e allora può andare direttamente dove devi andare. Lì non è una questione di aspettative. Io preferisco andare, allora. Guarda, lì io non vado, è una questione vado. Di aspettative, è una questione di gusti banale. Vabbè, no, questo proprio. Però non voglio fare della polemica sterile. Scriva 8 e mezzo e così siamo d'accordo tutti e due. 9. Guardi che dà delle false aspettative. Qualcuno la criticherà qui sul canale, glielo dico, eh. No. Glielo dico per amicizia. Allora, ma perché deve venire sul canale e mi raccomando, criticate, scrivete, commentate. Perché così non fate altro che esplicitare, ovviamente. Io la prossima volta porto la cosa, la borsa della tombola, così dopo i voti li fa, come il suo amico li dà. Io invece è al contrario, perché li rapporto proprio a tutto quello che è lo scenario dei Transformers. Vabbè. Cioè, vabbè. A questo livello qui non c'è, allora, un modello però che mi rappresenti. Sì. Un aereo più ficcante di questo. Cioè, ma io non c'è, adesso io non me ne ricordo, però non mi par proprio. Cioè, per esempio, quelli della Z-Toys. No, anche perché... No, scusami, quelli della Costa Toys. Sì, adesso me lo ritrasforma per piacere, perché io mi ricordo sto coso, sta sogliola, completamente sì, ma imbalsamato. Era quanto faceva? Sì, ma era così largo, imbalsamato, che sembrava... Allora, era i quello, fast no? Toys, i fast toys quello. Hanno una qualità... come abbiamo visto gli F15 eccetera, ineccepibile in confronto a questo, allora, c'è della Zama, sì. C'è tante cose, è una qualità che questo ovviamente è una cinesata, un quarto parte, a parte il prezzo dopo vabbè, ma lo sotterra, siamo d'accordo, l'aspettativa è questa, non sto dicendo che questo livello di qualità raggiunge i fans, non ci sta neanche vicino. Ecco. Però non fatemi l'aspettativa sulla qualità. No, ma lei da 9, se uno da 9 dice cazzo lo prendo perché questo no, è il top. Ma come bravo, perché questo è il top. Ma cioè, se tu vuoi un aereo ficcante, bello, questo è il top. Però poche storie. Allora, io gli darei 9, solamente in una... Scusi, io dopo lei taglia se vede che sono troppo... No, più coglioni. No. Io darei 9, solamente se avessi l'aspettativa che non me ne uscirà mai uno più bello. Ma secondo me lo faranno più bello. Ma no, perché è uscito in quello originale e ha dimostrato di non essere più bello. Ma per me riusciranno a farlo meglio, perché magari che sì. Secondo me può non nessuno lo esclude, però... e allora se diamo già 9 a questo, secondo me siamo troppo alti, scusi. Invece no. Cioè, se esce questo perfetto, dopo 10. Ma che 10? Va bene, io direi di interromperla qui, stavolta lo dico io, non mi muoia, perché stia attento perché sta rischiando, glielo dico. Ma io non vedo l'ora. Sono qui, amici, ricevo tutte le vostre... No, sono curioso di vedere cosa scriverete. Scrivete. Bravo. Ciao.
dai, non faccio apposta. No. Ci sta. Lei poi è abile, vede, sta imparando, vede, stammi vicino. Per me stare vicino sto scassando tutte le apparecchiature elettroniche. Vada, va. Quello sono io.